Del casino c'è stato parecchi anni in collegio dei preti a Fano, che anche quello credo che abbia contribuito enormemente a formare certe strutture oppure a fornire certe ricchezze, insomma, del mio temperamento. Era un collegio così impiantato su certi sistemi medievali, cioè questi padri che si chiamavano i carissimi, avevano quel collettino bianco come io ho messo ad Anita Ekberg Sì. nella Dolce Vita, sì. Avevano una disciplina verso questi ragazzetti, perché erano piccolissimi, ci avevo avuto 8-9 anni, molto dura. Per esempio, una delle punizioni più frequenti era quella di far inginocchiare l'alunno, l'allievo che avesse commesso qualche indisciplina su dei grossi cicci di Gran Turco, insomma, per un'ora, per mezz'ora. Vai giù, neppure con la signora Marchesa Vai giù! madre gustava di ragionare da solo a sola. Era un edificio enorme, con dei grandi corridoi bui, senza luce elettrica, oppure c'era una lampadina ogni tanto. È il 1960 quando Federico Fellini rilascia questa intervista. Sono passati più di 30 anni dai fatti che sta raccontando, ma i suoi ricordi sono ancora intensi, vividi e dettagliati. Quelle vicende sembrano impresse indelebilmente nella sua mente. Peccato che non siano vere. È certo che nel collegio dei Padri Carissimi di Fano un Fellini c'è stato, ma non era Federico, era suo fratello Riccardo. Federico Fellini è forse il regista più raccontato della storia del cinema. Centinaia di libri, interviste e documentari hanno analizzato la sua vita e la sua opera nei minimi particolari. Di Fellini si conosce quasi tutto. Quello che del grande Federico pochi sanno è che aveva un fratello, quasi coetaneo, anche lui regista cinematografico. Ma quello che nessuno sa e su cui non si è mai indagato è il complicato rapporto che li ha uniti e divisi per tutta la vita.